Grazie di essere qui, salutiamo anche chi ci guarda da casa in streaming. Ciao Roberto. Ciao. Allora, esce il secondo libro. Prevale l'ansia da prestazione dell'incontro con i lettori o il senso di liberazione che finalmente esce? L'ansia, in questo momento l'ansia. Vabbè, poi... Vabbè, intanto queste due ore prima della messa in vendita ufficiale le ammazziamo con la conversazione, come si usa fare. Bene, bene. Allora, 000, lo sapete già, ne avete sentito parlare, la copertina è inequivocabile, è un libro sulla cocaina, è un libro mondo come era Gomorra, perché la cocaina diventa lo specchio, la ferita, dici sempre tu, la ferita attraverso cui guardare il mondo. E è un libro sconcertante, io devo dire che ha avuto l'effetto che immagino tu desideri che abbia sul lettore, perché capovolge la visione che abbiamo delle cose. E una cosa che mi ha colpito molto è che questo libro mondo, che parte dai consumatori, attraversa la trama delle organizzazioni criminali in tutto il mondo e poi arriva ai piani alti, però questo ne parliamo dopo perché è anche la parte più interessante, quella sulle banche e sul riciclaggio, è intervallato da dei capitoli più brevi che sono degli intermezzi che si intitolano Coca, hashtag enumerati, che sono in qualche modo proprio come delle striscette di coca che intervallano il libro, è una cosa molto strana, e che in qualche modo servono a... La mia impressione è stata che servano a riportare il lettore con i piedi per terra, perché quando ci si allontana, si va in Messico, si va in Africa, si va in America, poi ricordi che è una cosa vicina a noi. E una curiosità che mi è venuta, visto che la coca è ormai da molti anni una droga popolare, tu che genere di effetto ti piacerebbe che avesse questo tuo libro sui consumatori? Domanda. Perché ce ne saranno, per forza, è un fatto statistico. Per un attimo ho temuto quando hai detto tu quale, sembrava che dicessi quale preferisci tra. Domanda spiazzante. Non so rispondere, nel senso che il problema vero è che mi ossessionano le merci. La merce, se decidi di raccontarla, ti rimanda a una serie infinita di storie. Basta anche raccontare il viaggio di una penna, dalla produzione in Cina all'arrivo nel porto di Gioia Tauro, lo sdoganamento, le ore passate sulle navi, cioè, dentro un racconto. In questo caso è una merce che ti dà una sensazione. La sensazione che in realtà dà chi l'ha provata sa bene cos'è, chi l'ha provata di buona qualità sa meglio cos'è, chi l'ha provata di pessima qualità sa meno, però è una droga drammatica. Ecco, quindi io non so bene dire qual è il mio desiderio rispetto alla sensazione. Però so bene, avendolo cercato di studiare, io detesto le droghe, le ho detestato sin da quando ero ragazzino, ma non per una questione proprio di strano senso dell'onore con cui mi sono costruito, e per cui mi sembravano cose fragili, e io giocavo a fare il legionario. La box. No, sì, tutta una serie di cose che dovevo a me stesso dimostrare di essere tutto un pezzo, tutto un rigoroso. Ma quello che impressiona è che in realtà è una droga performativa, cioè ti permette di lavorare, di scrivere, di correre, di stare sui cantieri, di guidare. E quindi, se proprio devo trovare una risposta, devo dire che la sensazione che questa droga dà è esattamente una sensazione, come dire, in coerenza con la vita contemporanea. Cioè comunicare di più, la coca ti dà questo senso, no? Che sei immediatamente connesso con tutti. Allo stesso tempo non avere limiti, non avere mai sonno, non sentirti mai stanco. Sembrano essere gli imperativi dello stare in questo mondo. Ecco perché
l'ho trovata una, un, come dire, drammatica come merce. Al tempo stesso, secondo me, la possibilità di guardare il mondo attraverso la coca viene proprio da questi due aspetti in parallelo. Prima di tutto che la cocaina è la sostanza più simile, è la sostanza in cui si incarna lo spirito del tempo, per motivi che decidi tu, perché comunque abbatte il limite del corpo, è la droga della performance, è la droga della velocità, è una droga che comunque inizialmente non dà effetti negativi, e anche sugli effetti che dà a lungo termine c'è un'ipocrisia spaventosa. Secondo me, da questo punto di vista, il tuo libro è sconcertante, perché comunque ti racconta che cosa succede poi a chi usa la coca. E poi è la cartina di tornatore per tornasole, amo troppo il cinema, mi è scappata, per leggere il capitalismo contemporaneo, perché tu spieghi molto bene perché la cocaina è un bene anticiclico. Sì, questa in realtà è la scommessa del testo. Innanzitutto rispondere a una serie di domande che vengono continuamente sollecitate guardandoci intorno. Territorio vuoto, senza lavoro, io vengo da territori così, con vuoto intendo dire che spesso non ci sono strutture, non ci sono palestre, non ci sono scuole dignitose, e spuntano i meravigliosi centri commerciali, spuntano incredibili attività commerciali, non ci si riesce a spiegare, oppure paesi come i paesi aspromontini, San Luca, Natile di Careri, d'improvviso meravigliosi parchi macchine. In realtà questa merce è la merce sibillina che permette un turbocapitalismo e quindi una velocità di arricchimento senza precedenti. Quindi a me interessava relativamente meno, all'inizio quando ho iniziato a studiare, interessava molto meno lo spaccio, il consumo, meno, me ne sono occupato dopo. La priorità era assolutamente il guadagno. E questo dato, io sto ripetendo ovunque, ripeterò ancora tanto, il dato che mi ha più colpito è questo. Sono riuscito a scovarlo interloquendo con le varie polizie. Ebbene, se avessi investito 1000 euro l'anno in cui Apple ha prodotto l'iPad, quindi le sue azioni sono schizzate, dopo un anno mi rientravano 1600 euro, che è tantissimo. Se io investo 1000 euro in coca, dopo un anno me ne tornano 186.000. Puliti? Puliti, ti entrano. Solo con 1000 euro te ne tornano 186. Dinanzi a questo dato impressionante, inizi a capire il perché della ferocia. Il perché, per esempio, dal 2006 a oggi in Messico ci sono stati 70.000 morti, 10 volte tanto i soldati americani morti in Iraq. Queste cifre, o come i massacri nella mia zona, non sono cifre generate da subculture, da ignoranza e gangsterismo, forse anche tra i motivi ci sono anche questi, ma sono generate soprattutto da questa ricchezza che definirei narcocapitalista. Cioè, se il mio rivale può contare su una possibilità di arricchimento così gigantesca, io devo eliminarlo subito, nell'immediato e nel modo più feroce possibile, per cercare di intimidire tutti gli altri che vogliono rendersi miei concorrenti. Mentre se, per esempio, il concorrente di una famiglia si mette a fare cemento o rifiuti o inizia a fare estorsioni, prima che diventi un mio reale concorrente, io lo monitoro. Ci vogliono anni. Posso tentare di inserirlo nel mio cartello, o comunque lo osservo. Ma con la coca, nell'arco di 3 mesi, tu hai di fronte una struttura gigantesca. In un certo senso la coca genera una performance economica esplosiva come l'effetto della droga stessa. C'è un'altra analogia che mi ha colpito molto. A un certo punto tu scrivi, parlando delle banche, i narcodollari che fluiscono nelle casse, almeno all'apparenza, sembrano non produrre danni.
anzi hanno immesso quell'ossigeno vitale che viene chiamato liquidità. È una parte in cui tu prendi in esame l'effetto, l'interazione che c'è stata tra la colossale crisi economica finanziaria degli ultimi anni e l'esplosione del narcotraffico, e mi ha colpito molto perché questo, i narcodollari apparentemente non fanno danni, no. Per cui in un certo senso esattamente come la cocaina inizialmente sul corpo. È vero, è proprio così, perché il denaro che arriva contante nelle banche di mezzo mondo, il denaro del narcotraffico, è un denaro che sembra, sì certo l'origine è sporca, ma sembrerebbe solo un problema morale. In realtà poi non è così, perché entra silenzioso e richiesto e poi trasforma l'intera struttura finanziaria e trasforma poi le democrazie stesse. È impressionante, no, qui in Italia ha fatto poca notizia, purtroppo, ma colossi finanziari mondiali, Wachovia, che credo sia la terza banca più grande al mondo, Citibank, poi HSBC, gigantesche, hanno dichiarato di aver riciclato denaro, ma sono cifre immense, 7 miliardi di dollari riciclati dal narcotraffico, ha dichiarato HSBC, 386 miliardi non soltanto riguardo al narcotraffico, ma 386 miliardi di dollari che non sono stati sottoposti alle regolari norme antiriciclaggio Wachovia. Cioè banche che determinano il destino di un paese, che finanziano anche progetti importanti, legittimi, di crescita, eppure c'era quel denaro lì. E la cosa che colpisce più di tutti, e che mi è difficile spesso comunicare all'estero, è che dietro questo denaro la classe dirigente narcotrafficante è una classe dirigente che sempre di più, può sembrare paradossale, genera come una sorta di simpatia. Perché questo? Perché a differenza della classe dirigente politica, economica, in una fase come questa, così difficile, dove è facile odiare tutto, svegliarsi e odiare tutto, è facile. Questi personaggi sono personaggi che pagano, cioè pagano i loro errori, pagano i loro crimini, non solo, ma quando entrano in un'organizzazione sanno che vanno a pagare un prezzo, che è la cosa per me più difficile da raccontare. Io cerco di iniziare il libro con una sorta di filosofia morale, di critica della ragione. La critica della ragion pratica mafiosa, sì. Esatto. No, che è... Sì, nel senso che c'è questa, c'è questa storia, cioè c'è un poliziotto che mi racconta questa storia, un po' chiedendomi se secondo me era verificabile. Insomma, al di là è una storia fortissima di un discorso che fa un boss italiano di educazione alla vita. È stata registrata da un presunto affiliato. Esatto. E diventa una sorta di manuale per me, quel racconto diventa una specie di manuale, perché è incredibile, è una sorta di filosofia dell'infelicità su cui si basa in realtà la filosofia del potere, qualunque esso sia. Ed è semplice, un boss cosa ti insegna? Un boss ti insegna innanzitutto che a tradirti sono le persone più vicine a te, non sono, come dire, conoscenti, amici, perché di loro ti puoi aspettare la fragilità, magari non sei stato con loro imprudente. Il tradimento è con le persone vicine. Quindi la prima cosa che il boss insegna a una giovane recluta, qui cerco di raccontarlo, è non fidarti di nessuno, quello è la regola fondamentale, ma fidati, costruisci i tuoi delfini, difendi la tua famiglia, sapendo che ti tradiranno e che non potrà non accadere, è la regola. Va avanti con la filosofia dell'infelicità e dice cose molto semplici. Dice: trascuri i tuoi figli perché non gli dai soldi. Quindi dà come una specie di comunicato: sappiate che più li irrorate di denaro, più diranno di volervi bene. Più non lo fate, più si inventeranno che li trascurate. Regole banali, semplicissime, superficiali, eppure puntuali, per farli sentire forti, capaci di poter gestire ogni fase della loro vita. E soprattutto, quello che loro gli dicono, galera e morte, certi.
E qui c'è uno strano punto paradossale di simpatia. Cioè, alla fine, tutti coloro che sono citati in questo libro, prima o poi, o saranno ammazzati, o saranno arrestati, o sono già stati arrestati, o sono stati già ammazzati. Chiunque decide di mettere le mani in questo mondo sa qual è la sua fine e lo fa consapevole. Nessuno di loro crede di farla franca, di essere più furbo, di comprarsi i poliziotti. Ti puoi comprare i poliziotti per 5 anni, per 10 anni, poi cambiano le cose. Parlo del Messico, del Guatemala, oppure dell'Africa equatoriale, dell'Italia, della Francia. Cioè, a un certo punto, chiunque decide di rapportarsi a questo mondo sa che la paga. E questa cosa genera come una sorta di empatia, come quando mi capita di avere a che fare con i boss al 41 bis e per un momento, soltanto per un momento, mi chiedo come dannazione fanno a stare rinchiusi in una cella sotto osservazione 24 ore, a incontrare una volta a settimana con un vetro spesso così i familiari, ad avere tutto censurato, e basterebbe una loro parola, qui sono capi, quindi il pentimento ha una declinazione precisa, basterebbe una loro parola per cambiare quel destino. Io non ce la farei. E in quel momento ti chiedi, ma come si può vivere 10 anni, 15 anni, 20 anni al 41 bis? Un regime di carcere duro, impossibile. Cioè, allora capisci qualcosa. Cioè, capisci che non puoi fermarti all'analisi giusto, sbagliato, i cattivi, i buoni, il crimine, la legalità. Metti tutto da parte e vai a fondo con tutta la forza che hai e cerchi di capire, capisci qualcosa e ti spaventa, perché capisci che loro ragionano per ere. Cioè, loro stanno in galera, ma i loro nipoti, grazie al loro carcere, potranno comandare. Loro stanno in galera e non toccheranno mai più un loro caro, la carne non la toccheranno mai più. Ma non parleranno, perché magari, forse è ipotetico, i figli dei loro nipoti potranno di nuovo detenere l'onore o conservare il denaro, che se parli in gran parte andrebbe perduto. E questo è incredibile. In un paese come il nostro, o comunque nel nostro tempo, una logica del genere ti spaventa. Questi riescono a sacrificarsi in questo modo. E altra cosa terribile è quella che li fa addestrare. Cioè, loro si addestrano a vivere così. Non dimenticherò mai le parole di un pentito Prestieri, che mi raccontava che a un certo punto Paolo Di Lauro, che poi adesso è stato arrestato, non ha detto una parola, Paolo Di Lauro a un certo punto si addestra a non vedere i figli, a Natale non torna a casa, poi non li chiama ai loro compleanni, poi insomma inizia a essere, piano piano si toglie un pezzo di vita, poi frequenta sempre meno compagne, poi frequenta sempre meno persone, poi decide di non uscire. Cioè, iniziano lentamente a togliersi delle cose, così che quando arrivi in galera, quella galera non ti mette più così paura, perché sei da una vita addestrato alla galera. Questa cosa è paurosa, cioè almeno io mi spavento perché vedo in volto la maschera del potere. Esatto, e questo è uno degli aspetti più potenti del libro, è costante questa specie di viaggio e di costante interrogazione sul potere, di qual è il vero motore che muove gli uomini. E in un certo senso è veramente straniante per il lettore, perché tu metti questa umanità così arcaica, un'umanità che vive guardando direttamente in faccia la morte, con tutto questo mondo che invece galleggia sulla superficie vivendo di cocaina. Da questo punto di vista sono anche molto impressionanti tutte le pagine che tu dedichi, per esempio, agli Zetas sudamericani, all'educazione alla crudeltà. Come ci si educa alle privazioni, ci si educa alla crudeltà. Al tempo stesso mostri le incrinature, perché sono in qualche modo, l'impressione che si riceve leggendo, sono i patriarchi che riescono a essere fedeli a quest'etica. Per esempio, il giovane infiltrato che ha registrato di nascosto la critica della ragion pratica mafiosa, non è che viene ucciso, fatto fuori, semplicemente si va a stampare contro un albero perché evidentemente non ce la faceva. Comunque, in questo viaggio all'esplorazione del potere è impressionante il contrasto tra
i boss e il management della multinazionale del narcotraffico ai vari livelli, fino ai più alti. Per esempio, tu spieghi, io non avevo idea che ci fossero dei broker della coca, però parli lungamente dei broker. Io vorrei che tu spiegassi anche a loro chi sono e che cosa fanno. Volentieri, perché uno di questi è romano. E... allora, ci sono queste figure, io dedico un intero capitolo a loro. Una bergamasca, si chiama Locatelli. Un altro romano, si chiama Pannunzi. Loro sono due dei vertici. Io li chiamo i Copernico del narcotraffico perché hanno cambiato proprio il sistema del narcotraffico. Il broker non è un affiliato. Il broker è una persona che raccoglie i soldi dalle famiglie, non soltanto, ma soprattutto dalle famiglie mafiose, e compra la coca in Sud America. E la compra dove in quel momento conviene, dove magari ci sono stati pochi sequestri, quindi costa meno, dove ci sono state piogge abbondanti, quindi di maggiore qualità. E soprattutto il broker ha una grande potenza, è quasi sempre, nel loro caso sì, legato a dei sistemisti. Il sistemista è colui che fa trasportare la coca, e non è facile, è il vero business è quello. E loro erano... Locatelli è stato arrestato, Pannunzi è stato arrestato, messo in una clinica romana, e poi è scappato, e adesso credo che stia in Sud America. Cosa mi ha impressionato di loro? Oltre alla capacità, per esempio, di costruire attraverso flotte, attraverso quindi navi, il trasporto di non coca. Solo navi, anche sommergibili. Io quello non ci credevo all'inizio perché sommergibile è molto utilizzato, il Cottobre Rosso, sì. Cioè enorme. Poi e poi c'è il carico cieco, la cosa più splendida, cioè metti la coca in un container o in degli armadi, dipende, tutto ciò che può contenere qualcosa è utilizzato per la coca e nessuno sulla nave sa, perciò si chiama carico cieco, nessuno lo sa, non lo sa nessuno, è stato messo lì e al porto qualcun altro sa. Non solo il carico cieco è importante perché è una, come dire, è una spedizione pulita. Ma il carico cieco cosa permette? Permette che quando tu invece la metti con la connivenza dei marinai, per esempio, o dell'armatore, l'armatore potrà sempre dire ma io non lo sapevo, è un carico cieco. Quindi hai anche dato la scusa universale. Ma la forza dei broker, innanzitutto, per quanto mi riguarda, è una forza morale. Cioè il broker non sente di star facendo una cosa schifosa, o non lo sente sino in fondo. Comunica continuamente intorno a sé che questa è una merce. Ma perché siamo peggio di quelli che commerciano la plastica? Ma perché siamo peggio di quelli che commerciano i colori a piombo? Siamo peggio, cioè si paragonano a tutti coloro che commerciano qualcosa che, come dire, in qualche modo lede il benessere dell'umanità. Si sentono così. E cos'altro mi ha impressionato? Mi ha impressionato che, per esempio, quando viene arrestato un politico, fateci caso, viene inquisito, o anche non solo un politico, una persona pubblica, questo è importante percepirlo, almeno è stato importante per me, il suo dramma è la famiglia. Come spiego a mio figlio? Come spiego a mia moglie? Oh mio Dio, ti senti perso, distrutto, anche se sei stato un chiavico, anche se hai fatto insomma degli errori veri, però il primo terrore è come mi giustifico con le mie persone, le persone intorno a me. I broker non sono così, gli affiliati non sono così, i politici legati a quei mondi non sono così, perché preparano chi è intorno a loro l'eventualità di un rischio del genere, perché inseguire il potere significa compromettersi, e questo è il peccato originale di questa gente. Cioè sostanzialmente loro ci comunicano e io tento, forse in vano, di dimostrare che il diritto alla felicità e la possibilità di una gestione responsabile della vita di ognuno invece ci allontana da quello che loro insinuano. Loro cosa insinuano sostanzialmente? Non esiste la possibilità di star bene economicamente, di poter comandare, essere rispettati, non esiste la possibilità, se non imponendosi, se non prendendo soldi ad ogni condizione.
E chi dice che è possibile farlo, cioè chi dice no, puoi essere una persona corretta e avere denaro, puoi essere una persona corretta e essere rispettato, chi lo dice? Mente o è già straricco? Questo è quello che dicono. E i broker ai loro figli o comunque a quel mondo, quando loro vengono arrestati e si beccano 15 anni, o provate a leggere le lettere che scrivono i figli a Rina, provate a leggerle, sono grondanti di amore vero, loro sono abituati, addestrano i figli, le generazioni a questo principio. Quello che faccio lo faccio perché così bisogna campare, e chi dice che non così non si deve campare è un bugiardo, è un ipocrita, è uno che lo fa e si nasconde, o uno che non ha le palle di farlo e quindi si gira, l'accusa che fanno a me, no? Quindi si girano dall'altra parte, non sei stato capace di essere come noi, sei contro di noi, ma tanto lo stesso quello che tu volevi, quello che noi volevamo lo vuoi pure tu, vuoi potere, vuoi visibilità, loro non lo vogliono, vuoi denaro. Questo loro, questo modo hanno di interpretare il mondo, ecco perché si trovano poi così bene, che quando si beccano 20 anni oppure quando vengono indagati non hanno mogli piangenti o figli che dicono non hanno, nella parte maggiore dei casi, a volte sì, però voglio dire non hanno la crisi dell'isolamento, del dire dannazione. Perché quello che stanno costruendo e che sta passando anche a un'intera nazione, non soltanto, è proprio questo. Questa sorta di legge della giungla, che poi è piena di regole, il narcotraffico è pieno di regole, che ti genera una interpretazione del mondo. E in questo senso i broker sono questo, cioè sono coloro che non si affiliano, non ammazzano, non ordinano omicidi, non incontrano neanche i criminali, intendendo gli affiliati, non sanno nulla chi comanda, chi non comanda, raccolgono i soldi, sono uomini di fiducia, che hanno, come dire, contatti e sanno far circolare denaro e circolare sostanza. Dopodiché se si potesse guadagnare con qualsiasi altra sostanza, loro lo farebbero. E tu li guardi e vedi che territori come quello del Bergamasco o Roma, a Pannunzio e Roma si era aperto un locale, un negozio d'abbigliamento quando trattava eroina, e per, come dire, provocazione lo chiamò il papavero, no? Qui a Roma. E Roma è una città invasa dal riciclaggio e dal narcotraffico, invasa. Ovviamente per molti anni si è finto di non vederlo, ma adesso sono certo che le cose cambieranno. Invasa. E Pannunzi nell'emblema del narcotrafficante che con i suoi soldi invade la città. Comunque Pannunzi, il broker in generale, è una delle figure più disturbanti che si incontrano nel libro, proprio perché in qualche modo con questa sua visione così scissa, così disumanizzante, in qualche modo costringe a ragionare sugli aspetti più perversi del sistema economico in generale. A me ha fatto venire in mente, leggere quelle che sono le loro giustificazioni, la coca è una merce come un'altra, un documentario molto bello, The Corporation, che ha come filo narrativo, te lo ricordi, l'analisi clinica della multinazionale che dimostra che si tratta, se fosse un essere umano sarebbe una personalità psicopatica, perché è del tutto indifferente ai danni che produce ed è soltanto interessata al proprio interesse. Comunque a me ha colpito che in realtà tu, è vero che ti chiedi spesso ma come fanno, ma cosa provano, eccetera eccetera, ma più che rispetto ai boss lo fai rispetto ai personaggi, all'aristocrazia di questo sistema. Per esempio te lo chiedi rispetto a una donna, che è uno dei personaggi che mi ha più impressionato, che è una brillantissima donna d'affari, si chiama Lucy Edwards, è la vicepresidente della Bank of New York, è sposata con un uomo di grande successo, Peter Berlin, direttore della Benex Worldwide, sono russi, naturalizzati, non mi ricordo se inglesi o americani. Comunque sono una coppia di manager di estremo successo. E Roberto fotografa Lucy nel momento in cui va a tenere una seguitissima conferenza proprio sulle modalità di contrasto del narcotraffico, molto applaudita perché sì, si occupa... Se me lo trovi lo leggo dopo. Aspetta che, nel frattempo, aspetta che dovrei avere il post-it. Perché, esatto. La cosa forte, eccola, quando ho dovuto raccontare queste cose, è che io ci ho provato a farlo all'inizio, dopo Gomorra. Mi sono detto, io devo uscire da questa ossessione malata
di raccontare queste storie, di, come dire, rotolarmi nella saitella, si dice dalle mie parti, cioè nelle fogne. Ma è impossibile, e per me, rinunciare all'analisi della realtà. Io molte volte ho avuto come consiglio: ma lascia perdere, scrivi una storia ispirata, un giallo ispirata alle mafie, una storia di fiction ispirata a questi fenomeni, così poi non devi anche controllare tutte le fonti, nomi, cognomi, le querele, le minacce, il disastro. E soprattutto il lettore sa che è un romanzo, quindi accoglie la storia così com'è. No, io voglio che il lettore ogni pagina dica: no, ma non è possibile. Voglio che dica: no, ma questo è un menzognero, è un falso, non può essere che tutto questo sia vero. Voglio che dica così. Voglio che vada a cercare sul web, piuttosto che chieda in giro, se davvero queste cose sono vere. Voglio che accada questo dubbio perenne, voglio che chiuda il libro più volte dicendo: non esiste, è stato inutile buttarsi qua dentro. Perché quando io ho trovato queste storie, il mio pensiero costante era: non è pensabile che i quotidiani non aprano con queste storie. Non può essere. Poi noi Italia, che abbiamo una cultura antimafiosa molto forte rispetto agli altri paesi, noi ce lo dimentichiamo, forse abbiamo la cultura antimafiosa più forte che esiste al mondo, ma abbiamo delle organizzazioni potentissime. E proprio noi questo tipo di storie le conosciamo poco, o quantomeno pensiamo di saperle, non conosciamo mai i meccanismi. Questa storia è una storia che riguarda una banca. La leggo, che dici? Ma sì. Troppo lunga? No, va bene. Se no, puoi leggere dell'avvocato olandese, che è l'altro mio cattivo preferito di questo film. Perché... Provo a leggere. Lucy Edwards è una brillante donna in carriera, è vicepresidente della Bank of New York a Londra ed è sposata con Peter Berlin, il direttore della Benex Worldwide, una società britannica. Lucy è stata invitata a una conferenza di 2 giorni sui servizi finanziari per i clienti scandinavi dell'Europa dell'Est e i russi. Lei è perfetta perché, come suo marito, è nata nell'ex Unione Sovietica per poi naturalizzarsi nel contesto anglosassone in cui si è stabilita. Non ha dubbi sul contenuto della sua relazione. La sua relazione, quella che farà, si intitola Riciclaggio, sviluppi recenti e regolamentazioni. Mentre Lucy parla a una platea sempre più rapita, le autorità inglesi, da anni impegnate nelle indagini sulle organizzazioni criminali russe, stanno informando le autorità americane che la Benex utilizza un conto alla Bank of New York come canale per trasferire ingenti quantità di denaro. Non è tutto. La Benex è collegata alla IBM Magnex, una società di comodo di proprietà di uno dei più potenti boss della mafia russa, Semen Mogilevich. L'FBI scopre che Mogilevich lava miliardi di dollari sporchi attraverso la Bank of New York. Un flusso costante e velocissimo di denaro in entrata e in uscita, che però non turbò particolarmente la banca, che si limitò a produrre un rapporto di attività sospetta. Un fiume di denaro che tornò utile anche per irrorare le campagne elettorali di alcuni politici russi. I procuratori di New York arrivano alla conclusione che il giro di riciclaggio riguardava trasferimenti illeciti per 7 miliardi di dollari, che dalla Russia passavano attraverso conti americani per poi essere spostati su altri conti in giro per il mondo, usando una serie di società di copertura. Nel caso della Bank of New York, l'unica persona a finire in carcere per 2 settimane è Svetlana Gudryavceva, un'impiegata della banca che aveva mentito a un agente dell'FBI su una ricompensa di $500 al mese che le veniva pagata da Peter Berlin e da sua moglie. La banca se la cava con una multa di $38 milioni e l'impegno che in futuro rispetterà le pratiche antiriciclaggio. La tecnica di Mogilevich e dei suoi sodali è facilmente replicabile in diversi contesti, come l'Italia per esempio. È il 1999, la procura di Rimini tiene sotto controllo i conti correnti di 2 ucraini e un russo che erano alla testa, come si legge nell'inchiesta, di un'organizzazione criminale che opera per garantirsi il controllo del territorio dell'Emilia Romagna e delle Marche. Benex International, Bank of New York, Banca di Roma e Banca Credito Cooperativo di Ospedaletto in Emilia Romagna. Più di $1 milione sono transitati su questi conti, $1 milione, fruscianti e pronti per essere utilizzati dalla mafia russa in Italia.
Lucy Edwards sa rendere accattivante anche un argomento noioso, come quello della regolamentazione antiriciclaggio. È un'ottima oratrice e sa dosare confidenza e serietà. In più di un'occasione riesce a strappare anche qualche risata. Lucy ha appena finito di parlare. Dopo gli applausi, molti l'aspettano sotto il palchetto, da dove è intrattenuta una folta rappresentanza dei clienti più importanti della Bank of New York. Vogliono stringerle la mano e farle i complimenti. È stata davvero brava. Rimangono 2 mesi a Lucy Edwards. Poi la sua banca dovrà licenziarla. Insieme al marito Peter Berlin, ha contribuito in realtà a riciclare tonnellate di soldi. Anche lei se la caverà con una semplice multa di $20,000 e 6 mesi di domiciliari, dopo essersi dichiarata colpevole di riciclaggio, di danaro, frode e altri gravi reati federali. La donna che girava il mondo raccontando come contrastare il riciclaggio, in segreto riciclava. Mi sono spesso chiesto come si sentisse alla fine di ogni discorso e se, una volta scoperta, abbia provato a giustificarsi, a trovare un senso al suo doppio gioco. Questa è una storia incredibile, perché è la dimostrazione che i vertici di banche potentissime, una donna che andava in giro per il mondo a raccontare su come studiare, bloccare il riciclaggio, riciclava. E il meccanismo morale che si innesca è quello che dicevo. È quello che dicevo, io ne sono convinto. Continuamente questo. È un meccanismo che ci batte dentro di continuo quando scegliamo di prendere una strada piuttosto che un'altra. Se per un momento tu dici ma così funziona, così è, e se non lo faccio sono sfigato, sono una persona che non capisce come funziona il mondo, e questa è la strada, e questa è la strada. Loro questo comunicano, e io vengo da una terra che non è semplicemente il gangsterismo, spesso che nasce dalla miseria, dall'ignoranza, dalla bestialità, ma da regole che questo vogliono dirti. Per comandare, per essere uomo devi comandare, per essere corteggiato e desiderato devi avere potere, per avere potere devi avere soldi, per avere soldi non devi avere regole, se non le tue regole. Se credi alle regole degli altri, allora i soldi non li fai. Nel momento in cui questo diventa il tuo modo di agire, ecco che inizi dentro di te a giustificare qualunque scelta, perché quella scelta sarà sempre confortata, gli altri fanno uguale, tutti sono così, tutti sono delle chiavi che dentro. Questa filosofia dell'infelicità, questo dramma continuo, no? Che tende a giustificare se stessi, è quello che porta a figure come Lucy, che alla fine ricicla, pagherà pochissimo, vedete, ricicla milioni di dollari e si fa 6 mesi di domiciliari, quindi fa anche un reato che non le porta un danno reale, e dentro di sé dirà, forse, me lo sono immaginato, non la conosco, dirà così fanno tutti, e chi non lo fa mente, lo vorrebbe fare. Ecco perché da queste pagine ne esci fuori spaventato, e io mi sono trovato poi, non so poi tu che ne pensi, ma mi sono trovato un po' a parlare per esempio di Christian, poi vedo altri, come dei numi tutelari, cioè come delle persone mi sono venute in soccorso a tirarmi dalla settella, cioè a prendere... La saitella tu non sai cos'è? La saitella no. È il tombino. Vienimi incontro. E io mi sono trovato questi numi tutelari, di cui magari poi facciamo cenno, che meritano. Sì, no, raccontaci, perché è molto interessante. Cioè, concludo solo con la considerazione che l'autogiustificazione viene fuori dal fatto che le sanzioni sono così irrisorie. Perché la cosa che viene fuori nuda e cruda è che c'era un tale disperato bisogno di liquidità che, pur con delle normative che poi ti hanno permesso anche di accedere a questo tipo di informazioni, vedi che la sanzione poi è una multa che è risibile per i capitali delle banche, e poi non si parla neanche, cioè il punto non è neanche il carcere, il punto è che il sistema non emenda se stesso, perché queste persone non vengono allontanate, non vengono interdette, non vengono penalizzate. Da questo punto di vista è un meccanismo che si autoalimenta, e tu dici una cosa molto interessante contro i complottisti che vedono
le decisioni prese nelle stanze segrete, c'è un'altra pagina molto bella in cui tu dici no, il problema è questa complessità in cui c'è una serie di comportamenti che dai piccoli, che appunto si autogiustificano, imitano, agli altissimi livelli dove c'è un'autosoluzione, si genera questo meccanismo. E adesso parlaci dei numi tutelari, perché ce n'è bisogno, direi. No, cosa succede? Succede che a un certo punto la domanda te la poni. Cioè dici, ok, benissimo, raccontiamo queste storie per quale ragione? Soprattutto, ma perché se racconti queste storie che si sanno, stanno dentro le inchieste giudiziarie, stanno dentro i documentari, stanno dentro le dichiarazioni, ma qual è il pericolo? Perché tu dai fastidio? Un tuo ipotetico, posso essere io come le persone che racconto in questo libro. A dare fastidio non è chi racconta, questo deve essere chiaro. A dare fastidio non è neanche chi filma. A dare fastidio è chi legge e chi osserva. È fondamentale. Se non comprendi questo, stai ragionando su un equivoco. Almeno questa, di questa cosa sono molto persuaso. Cioè, il lettore è pericoloso, ed è l'unica figura, per me sempre quasi metafisica, il lettore è l'unica cosa che mi dà fiducia. Non ho fiducia in quello che scrivo, né in me ormai, ma ho fiducia nel lettore. Perché ho visto con la mia carne, con i pori, quanto pericoloso è la persona che decide di leggere, di approfondire, di non restare semplicemente alla microinformazione che gli arriva velocemente in un TG, ma va avanti, si fa un'idea, la cambia mille volte, prima un'informazione, poi un'altra ancora, poi un'altra, poi ritorna al primo, poi decide di approfondire. Certo, bisogna avere tempo, forse bisogna avere anche dei soldi per comprare dei libri, ma in qualche modo c'è un modo per non fermarsi. E io lo vedo quanto questi poteri non vogliono che si sappia. Vogliono che arrivino notizie superficiali, che sia data la notizia dell'omicidio, che sia data la notizia del processo, che sia data la notizia del sequestro. Pensate che i panetti di coca, tra l'altro, hanno tutti un simbolo sopra. Un drago, uno scorpione, la faccia di Bart Simpson, una fragola, il baffo della Nike. Perché? Perché quando vengono sequestrati, arrivano le immagini del TG e il narcotrafficante che ha spedito il carico, e quindi non sa se è il suo o no, attraverso quel simbolo riconosce se è la roba sua o quella di un altro che è stata sequestrata. Quindi di fatto si forniscono informazioni utili, esatto, agli interessati. Esatto, quindi significa che loro vogliono anche essere raccontati, ma a determinate condizioni. E detto questo, nel libro io racconto, volevo ostinatamente farlo, di chi per raccontare è morto. E sono affezionato alla storia di Christian, è una persona cui sono affezionato personalmente. E Christian Poveda era un reporter francese, nato da una famiglia spagnola repubblicana, scappata quindi dal franchismo, e si innamora del Salvador, segue la guerriglia. Guerriglia Farabundo Martì, insomma, anni sì, 80. Si innamora di questo piccolissimo paese che spedisce i figli in America. I salvadoregni spediscono i figli, quindi un intero paese che spedisce le sue giovani generazioni durante la guerra civile, e i più piccoli spedisce in America per sottrarre la guerra civile. In America molti di loro, sono io? No. Non sono io. Li spediscono in America. In America questi ragazzini, spesso senza famiglie, si addestrano con le gang locali, gang asiatiche, gang afroamericane. E quando in Salvador finisce la guerra civile, l'America li risputa, questi ragazzini ormai diventati adolescenti. E in Salvador nasce il fenomeno della Mara Salvatrucia, delle Maras. Le Maras appaiono fisicamente terribili, si tatuano in faccia, sono gang di strada, disperati, assassini per pochi dollari, hanno tutta una serie di regole. Poveda decide di studiarli, perché stanno diventando, col potere dei cartelli messicani sono diventati potentissimi.
hanno letteralmente colonizzato il Centro America, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Belize, Costa Rica, Honduras, sono diventato come un'immensa colonia messicana e sono diventati così potenti perché loro prendevano dei colombiani oggi molto meno potenti, la Colombia è un paese solo produttore e sembra quasi il passato del narcotraffico, loro trasportavano la coca negli Stati Uniti, i messicani, e così sono diventati potentissimi. I distributori diventano sempre più potenti dei produttori. Christian decide quindi di osservare la Mara Salvatrucia perché sono gang di strada utilizzate dai messicani per distribuire coca, per controllare i territori. E fa un documentario bellissimo che si trova libero su YouTube che si chiama La Vida Loca. Fa questo documentario dove segue una ragazza, tra l'altro una ragazza che ha una storia terribile, non ha un occhio, ha il suo sogno di avere un occhio di vetro, una storia di disperazione. Alla fine non riuscirà a vedere compiersi il sogno di questa ragazza perché la ragazza viene ammazzata e lui riprende tutto perché le Maras, questa speciale Maras, la 18, che prende nome da una strada di Los Angeles, lo accoglie anche perché per esempio le donne del gruppo, che per entrare devono passare delle prove terribili, lo considerano un interlocutore valido, cioè vedono che è un ragazzo, è un uomo che vuole far capire, non arriva lì col giudizio, non arriva lì che vuole denunciare, vuole raccontare. Produce la vita loca inizia a vivere di vita sua e ha successo, cioè in California iniziano a vederlo, i giornali iniziano a postarlo sui loro siti, inizia a circolare, costringendo i giornali importanti americani a occuparsi del fenomeno in prima e non più in cronaca giudiziaria, costringendo il governo salvadoregno a dare delle risposte e soprattutto accendendo delle luci che prima non c'erano. Prima di questo fenomeno ne parlavano solo i pochissimi addetti ai lavori e qualche antropologo. A quel punto la Mara si impazzisce. Si riuniscono in una fattoria, almeno così gli atti raccontano, e votano. Le donne cercano di difenderlo. La maggior parte dei dirigenti dell'organizzazione chiede di ucciderlo. Dopo questo incontro lo convocano e lui ci va, perché sono gli stessi con cui ha dormito, ha mangiato, ha riso, ha visto la nascita dei figli, ha osservato i funerali dei fratelli o dei padri, ha visto il battesimo dei nipoti, quindi va sicuro. Come entra in macchina gli sparano in testa. E Christian Poveda muore perché ha ripreso? No, muore perché è stato visto. Muore perché pericolosi sono stati i suoi spettatori, pericolosissimi sono stati i suoi spettatori, che hanno scritto, commentato, raccontato, comprato altre cose, ha visto altri documentari su questo, innescato tutto un percorso di impegno che ha costretto quasi l'organizzazione, messa così un po' forzata, però l'organizzazione a un certo punto si è sentita spaventata da quegli occhi, non dai due occhi di Christian Poveda. E le storie di persone che vengono ammazzate, c'è una blogger che viene ammazzata in modo atroce perché i cartelli cercano di uccidere sempre così, ammazzano i blogger per dare un messaggio terroristico, no? Donne anche, donne che iniziano a scrivere questi blog sul narcotraffico e arrivano nella quotidianità, non nei loro blog, raccontano la quotidianità in questi territori e i narcos arrivano, questa donna le tagliano la testa, la fanno trovare sul suo Mac al centro del paese. Ci sono storie di una ferocia che mi imbarazza da raccontare perché sembra irreale. Sai quando la ferocia è così immensa che quasi è ironica, non può essere. Un macello del genere è un'invenzione, una roba da fumetto, horror. E quindi mi astengo da raccontare delle storie atroci che io stesso quando ho incontrato sono imbarazzanti, cioè ti senti esageratamente messo di fronte alla bestialità. Però Christian e la sua storia, quella degli altri, anche Vladimir, che è un altro giornalista messicano di cui racconto la sua storia, anche lui ammazzato, ti mettono di fronte a un grande imperativo. Ma perché lo fai? Cioè, qual è il motivo per cui lo fai? Guadagnare, diventare famoso, essere molto corteggiato, diventare direttore di un giornale? Cioè, qual è il motivo per cui sai che mettendoti in queste storie può in qualche modo ottenere cosa? E io non mi so dare una risposta.
non riesco proprio a darmi una risposta, se non che a un certo punto, e qui nasce l'ossessione, hai la sensazione che queste storie ti portino a una qualche verità diversa. Cioè, senti che questa storia ti sta facendo capire molte cose e ti senti più uomo o più donna. Ti senti di sentire di più, senti di appartenerti di più. E quindi tutta una serie di cose le inizi a fare anche in maniera non solo ossessiva, ma persino colpevole, perché sai benissimo che ti coinvolge la famiglia, sai benissimo che ti peggiora. Non è che diventi un uomo migliore quando sei sotto pressione o quando dalla mattina alla sera ti occupi di queste cose, di queste storie incredibili. E io infatti lo dico usando un'espressione della Gaia Scienza, cioè che a un certo punto io me ne sono accorto. Io non me ne ero accorto all'inizio, Io all'inizio quando ho scritto Gomorra ero convinto invece di fare qualcosa da cui ne potevo uscire. E invece quando tu decidi di guardare l'abisso, prima o poi l'abisso guarda dentro di te. E a quel punto non ci torni più indietro, perché inizi a guardare le ombre di qualunque cosa. Hai la testa settata sulle ombre. Io ormai entro nelle città e prima ancora devo sapere le piazze di spaccio, chi ricicla, i cartelli che sono lì presenti, ormai in automatico, che sia Stoccolma piuttosto che Bangkok. L'abisso inizia a guardarti dentro, cioè tu inizi a guardare tutte le contraddizioni degli esseri umani, ma magari solo dei mafiosi, di tutti. Perché guardare le mafie ti inizia a creare un sospetto perenne. Tutti ti fregano, diffidenza. Ecco perché la salvezza viene dal lettore. Ecco perché la speranza viene da chi decide di non fermarsi. Da chi decide di dire non mi sta bene, voglio capire. Poi non so chi voterà, quale sarà la sua posizione. Io in questo non ci arrivo, nel senso che non è il mio mestiere arrivarci. Voglio raccontare un attimo queste persone, Povede è uno di queste, cosa hanno fatto per mettersi in gioco e come in qualche modo il loro destino sia stato utile alla loro verità. Quello che loro hanno scritto è stato reso pericoloso perché qualcuno ha creduto nelle loro parole, era quello che loro volevano. Per questo io ho messo, non me ne hai parlato, ma magari ti è piaciuto l'aforisma della Blaga Dimitrova. Non me lo ricordo, ma è beccata. Ti ho beccato. Ma è beccata. Perché forse non ti è scappato, hai visto la dedica e non hai visto questo. No, sì. Ah, l'hai visto. Adesso mi sfugge, hai scritto ho comunque 400 verso, pagine. Ho trovato un verso, tanto me l'ha fatto conoscere un'amico e forse è stasera qui. A me è venuta in mente un'altra cosa che ti dico dopo. Ok, vai. Un verso di una poetessa bulgara, Blaga Dimitrova. È un verso in cui io mi ritrovo totalmente e che in realtà descrive meglio di tutte queste parole che sto cercando di trovare quello che voglio dire. Lei scrive: nessuna paura che mi calpestino, calpestata l'erba diventa un sentiero. Potente. È bellissimo. Oh. È bellissimo. A me è venuta in mente un'altra cosa mentre ti ascoltavo, che è una scrittrice che sembra lontanissima da queste cose qua, ma è un breve saggio di Natalia Ginsburg scritto subito dopo la fine della guerra, Il figlio dell'uomo, in cui lei parla del figlio dell'uomo, che poi sono tutte le persone che sono sopravvissute alla guerra, che quindi hanno visto la guerra civile e la persecuzione. E il figlio dell'uomo non può più non vedere la verità. Per cui in qualche modo vive la condizione che tu descrivi, cioè una condizione in cui tu comunque hai visto e a quel punto non puoi più tollerare di distogliere lo sguardo. Tutto questo ha un prezzo molto alto, però porta una forma di autenticità, comunque di realtà. Tra l'altro, adesso sarà interessante poi cosa ne penserete voi. Io ho sentito, mentre in Gomorra c'era molto forte, molto calda la rabbia, anche ruspante, c'erano diverse pagine con moti di ribellione. Devo dire che in questo libro mi ha colpito che c'è un maggiore distacco, cioè la tonalità è piuttosto quella dell'amarezza. Christian Poveda è in qualche modo isolato, è un po'
ma non, è un po' quello che era Don Peppe nell'altro libro, però in generale c'è molta amarezza quando tu racconti le storie dal esperto di antiriciclaggio che viene mobbizzato, per cui riesce a far uscire in una banca uno di questi enormi casi di riciclaggio, però alla fine finisce in trattamento psichiatrico, per cui in qualche modo c'è questo sguardo che è diventato in qualche modo più freddo, più distante. E da questo punto di vista una cosa che mi ha fatto davvero effetto è che le pagine di vera tenerezza le dedichi ai cani. Vero, sì. Ce n'è una all'inizio, una cagna eroica che salva da un incendio, e poi ci sono i cani antidroga. Vero, sì, in realtà il cane antidroga è una figura spesso odiatissima anche dai semplici consumatori di fumo che si trovano questi cagnolini che li segnalano alle uscite delle stazioni degli aeroporti. Ma il cane antidroga a cui io dedico alcune pagine qui è una sorta di figura anche innocente, ed c'è questa scena che non è un cane antidroga, è semplicemente una scena che anche lì mi è stata raccontata. Succede, questo lo accenno velocemente, che sto parlando troppo. Una scena incredibile, cioè vado molto indietro col tempo per cercare di capire perché il Messico diventa così centrale nel traffico di droga. Piantagione d'oppio, il governo costringe i contadini a dare fuoco a questa piantagione d'oppio, quindi buttano i gasoli, stanno per dare fuoco. Quando danno fuoco si accorgono che dentro ci sono dei contadini che, ubriachi, si erano stesi tra le piante, che avevano preso fuoco, ma nessuno interviene per andarli a prendere o salvare. Solo che in quel momento invece c'è un cane femmina, che si tuffa nelle fiamme e riesce, tutta bruciacchiata, poi rientra e riesce, e perché prendeva i cuccioli. Lei si era gettata nelle fiamme per salvare i suoi cuccioli, e gli uomini invece nessuno si era mosso per salvare altri uomini. E c'è questo contadino che racconta questo, si chiama Don Arturo, che dice: quel cane mi ha insegnato il coraggio che gli uomini non hanno. Anche Malaparte, che è uno scrittore che mi piace molto, continuamente fa riferimento al cane come una figura di coraggio, di regola, non di fedeltà come schiavitù o semplice devozione. E il cane in tutto questo, nel mio libro, ogni tanto arriva a salvarmi, come dire, ancora possibile una forma di innocenza nell'impegno o nella difficoltà. Insomma, alla fine, io ho parlato troppo, dicevo, alla fine quello che io mi sento di dire è che in una situazione politica così complicata è facile trovare soluzioni semplici. A me piacerebbe tantissimo poter trovare una soluzione che dividesse il bene dal male, facesse capire il giusto dall'errato. L'unica cosa che sento di poter dire è che chi ha un compito, io non so fare il ministro, non mi interessa, non riesco, non è il mio mestiere, il mio mestiere è avere, diciamo, un ruolo istituzionale. Mentre sento che è il mio territorio da poter raccontare, e raccontare ha senso nella misura in cui queste storie diventano le storie di chi legge. Allora io non lo so se sono stato davvero in grado di costruire storie che possono essere lette e vissute come proprie, ma quella differenza, tornando sempre all'esempio di Levi, di Primo Levi, io sono convinto che quello che disse Rotter è verissimo, e cioè che se leggi Se questo è un uomo, non puoi più dire di non essere stato ad Auschwitz, non di conoscere Auschwitz, non di indignarti per Auschwitz, non di soffrire per Auschwitz, ma di esserci stato. Sei lì, sei un reduce di quel posto. Quella è letteratura. Su queste storie terribili, io ho avuto, diciamo, come nomi tutelari a cui ho cercato di ispirarmi, se non addirittura imitare, per esempio Varlam Shalamov, uno scrittore che ha scritto un capolavoro, Racconti della Colima, sui gulag sovietici, o
l'incontro con Henry Wu, un ragazzo, un signore, ormai un signore, era ragazzo quando scappò da un Laogai, un gulag cinese, e che ho incontrato quando ho fatto una trasmissione, quelli che non ho, che l'ho invitato in TV, e l'ho guardato in faccia, e quando mi ha raccontato che il regime comunista cinese costruisce le prove contro le persone che vuole perseguitare, non gli basta arrestarle in nome della dissidenza, vuole costruire delle prove, e mi racconta di sua madre costretta a firmare contro di lui e per non firmare si toglie la vita, tutte queste figure, come dire, cercano di indicarmi una strada, cercano di indicarmi, non so se quello che è giusto, ma cercano di indicarmi, come dire, quella che può essere una strada anche artistica. Racconta, spiega, informati, approfondisci, non ti fermare, rischia di sbagliare, torna indietro, riparti, ma fallo purché si sappia, e purché qualcun altro prende questa storia, smette di essere tua, diventa di un altro, e poi di un altro ancora, e poi lo racconta a casa, lo racconta ai figli, alla fidanzata, alla madre, al nonno. Ecco, io credo che questo sia l'unica cosa che in questo momento ancora può salvarci, mentre noi, stavolta veramente finisco, mentre noi stiamo spesso dietro a problemi benché reali e importanti, burocratici, mentre si cerca la quadratura del cerchio politico, questi poteri stramangiano. La Grecia è un paese finito nelle mani delle organizzazioni criminali, totalmente, e lo dico senza prudenza di parola. La Spagna è un paese invaso dalle organizzazioni criminali, i messicani stanno arrivando, il Portogallo è preso. Mentre noi stiamo ragionando di altro, chi ha il denaro, questo denaro, sta già infettando i prossimi 10 anni, i prossimi 15 anni, i prossimi 20 anni. Tutto questo non lo vediamo, o lo vediamo solo quando c'è un omicidio o quando c'è una promozione, un libro, e non è giusto. E quindi sono convinto che nel momento in cui non c'è più l'atteggiamento del si ammazzano tra di loro, ma c'è la voglia di capire, secondo me c'è ancora la possibilità di resistere. Stavolta mi fermo. Va bene, grazie Roberto. Allora, grazie a te, Benedetta.